Viva il bambù, ovviamente. In questo caso sì, non li becchiamo, ragazzi. Ci faranno girare ormai tutta la mappa. Io devo parlare con sto tizio, vediamo se riesco. E poi andiamo a prendere i nostri compagni giù, dai. Dobbiamo andare a Chasam. Aiuta, dai, aiutiamo loro. Dice Sergio, perché ti hanno ucciso i cavalli? Dici perché hanno utilizzato i cavalli come cibo, ma non penso. C'erano i cinghiali prima dei cavalli. Non è che ne avevamo tantissimi. Il problema è che io non ho la cavalleria che avevo prima. Prima mi ero abituato ad avere un bel numero di cavalieri. E mi faceva la differenza, soprattutto nei movimenti. Ah, ma sono lì, dai, e che? Guerriglieri, questi sono guerriglieri. Addio. Ingolter. Mi becco almeno le frecce. Ma devo parlare proprio con te. Ok, e nella missione, ragazzi, mi manca una soltanto persona, una semplice persona. Quelli stanno combattendo contro i razziatori, che ce ne sono sette. Allora, dobbiamo andare a Charas. Quindi ormai andiamo giù. È arrivato il principe, dice Pyrex. Benvenuto, Pyrex. Come la va stasera? Che mi racconti? Voi ragazzi, commentate anche con i vostri generi preferiti. Quali giochi vi piacciono? Qualche serie? Ormai dopo la. Diciamo l'epic fail di Lago, ormai non c'è più quale genere di giochi porto. Altrimenti ci resta male. Muli. Eh sì, forse hai ragione te prima, che mi hanno. Ha ragione Sergio, mi hanno macellato i cavalli. E non i cinghiali. Ma che stronzi. Vai via le mucche. Vabbè, queste di qui. Eh sì, perché comunque i cavalli mi sembrava qualcosina in più. Forgia. Si va di un'altra spada, ragazzi. Abbiamo cambiato città. Andiamo a forgiare un altro spadone possente. Allora. Vediamo un po', Gabriele mi dice prova War Thunder. Devo provarlo, Gabriele. Ci stavo pensando. È un genere comunque di guerra che potrebbe interessarmi. Carri armati, aerei. Tempo fa, se sapete, ho provato World of Warships. Sergio The King mi dice Crusader King 2. Presumo che sia Crusader King 2. Bellissimo. Se volete, io già l'ho preso. Anche se da tempo ho il gioco base, non le espansioni. Pyrex mi dice tutto bene, dopo la tua live vado a giocarmi anche io Moonblade, bravissimo, bravissimo. Tanto io, noi staremo in live altre 2 orette, quindi non so se ti conviene attendere, però comunque ti trovi un gran bel gioco, fai esperienza anche guardando, capisci un po' qualche meccanica in più magari se non sei ferrato. Vorrei equilibrare un po'. I vari metalli che posseggo. Certo, l'altro, ragazzi, è pazzesco. Fare il Tamaskene Steel. Questo di qui. Ma non penso di avere la possibilità di fare una spada in quella maniera. Per questo mi servono. Magari cambiamo arma. Ok, cambiamo lama. Ok,
Sono tutte un po' simili, ragazzi, quindi io magari mi limito in questa maniera per evitare. Allora, me ne servono 6 di questo. Così. Allora, Pyrex, ho giocato l'1, aspettavo il 2 da anni. E a chi lo dici, Pyrex? Cioè, io aspetto Bannerlord da 8 anni, da quando è stato annunciato per la prima volta, e da 3 ne seguo direttamente Dave Diaries, della Tales World, proprio per questo motivo. Facciamolo enorme sto pomello, eppure il manico, dai. Nome della spada, ragazzi, nome della spada. Voglio un nome possente. Pyrex, lo chiedo pure a te, se hai la possibilità del canale Twitch, ti invito a andare su Twitch, visto che mi stai seguendo su YouTube, perché io sto trasmettendo in doppia live. E quindi magari mi aggiungi alla tua lista e mi fai visualizzazioni anche dall'altra parte, grazie mille. Gabriele mi consiglia Torgar. Possonte spada. Allora, la chiamo allora Torgar. Torgar possente, dai. Torgar possente mi sembra un nome adatto. E sblocchiamo, ragazzi, sblocchiamo un sacco. Elsa a filo lungo. Mercato. Ragazzi, no, no bad, no bad. 18.000, ragazzi. Grandissimo Pyrex, grandissimo. Mi fai un grande favore, veramente, perché comunque su Facebook, cioè su Facebook, su YouTube so di avere già un pubblico fidelizzato e i criteri che hanno su Twitch sono un po' diversi. Su YouTube interessa le ore di visualizzazione, su Twitch interessa più che altro il numero costante di presenze a quel canale. Quindi io vedo al momento che è completamente sbilanciato, tutta la gente mi segue su YouTube e non su Twitch. Al contrario di ieri, così mi crollerebbe completamente la media. Quindi ti ringrazio, gentilissimo amico mio. Ragazzi, ho bisogno io di combattere. Oh. Così veramente non si può più. Continua a essere parecchio lento sulla mappa. Anche se adesso abbiamo guadagnato un punto. Dai, siamo 4 e 7. Andiamo a prenderci i nostri compagni. Allora, qui mi sa che hanno razzia. Oh, oddio, ci sono 450 uomini del nemico. Mi sa che Charas verrà assediata. Allora, qui ci andiamo a recuperare i nostri tre compagni. Anche se qui mi becco un po' di cavalli. Oh, qui si può ragionare i prezzi, raga. Devo stare attento ad evitare l'effetto Mandria, però, eh. Va bene così. Bloccami sto cavallo. Raga, ho notato che ho 212.000 monete. Allora, mi dice, Sergio, hai mai giocato ad Elder Scroll? Sì, io ho giocato sia Oblivion, allora, sia Morrowind, sia Oblivion e sia Skyrim. Ovviamente non moddati, li ho giocati all'uscita, quando tempo fa uscirono. Vabbè, ricordo, Morrowind, praticamente avevo 13 anni, 14 anni. E comunque ero nei primi passi che provavo in quel tipo di gioco. E infatti all'epoca preferivo moltissimo Gothic. La serie Gothic per me è stato proprio l'epicità fatta a persona. E lì mi sono innamorato dei giochi di ruolo. Poi con Oblivion veramente è stato un. Non l'ho mai finito, però. Mi sono divertito un sacco. Avevo, non so, Steam non esisteva, ma avevo almeno 800 ore di gioco in quel tipo. Però il problema è che a un certo punto è uscita un update. Facendo quell'update si è creata l'incompatibilità con i save e ho perso la mia avventura. Da lì ho deciso di abbandonarlo e non ci ho più giocato.
Successivamente, beh, comunque avevo fatto la gilda dei vampiri, alla fine ho, cioè, la gilda dei ladri, ho ammazzato il capo dei vampiri, cioè, spoiler alla grande, però effettivamente è un gran bel gioco. Poi ho giocato con Skyrim, giocandolo al Day One, ricordo ancora la data, l'11 novembre 2011, quando uscì, è stato formidabile. Ok, Gabriele ci saluta, quindi buona serata a te, ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao, grandissimo. Sergio mi dice, capisce, quello per quanto riguarda la serie Elder Scrolls, lui però aspetta il 6 e vorrebbe provare quello online. Beh, quello online è bello, però onestamente a me, se non sbaglio, è pure ad abbonamento, quindi quel genere di gioco in quella maniera non mi piace giocarli, anche se è un gioco che mi manca, assolutamente. Allora, andiamo alla taverna, andiamoci a recuperare i nostri compagni. Riscattiamo i prigionieri. Mi sa che dobbiamo mandare a casa qualcuno? No, assolutamente. Ok, ci siamo. Allora, direi. Ecco, dai, siamo a 5-5 adesso la velocità. Adesso non abbiamo paura di nessuno. Mi sa che l'unica paura sarà sempre il cibo, che ne abbiamo pochissimo. Beh, prendo appena qualcosina, tanto per dare un po' di cibo in più. E iniziamo qualche razziatore. Adesso non potete più sfuggirmi. Tempo di morire, gente. Io poi, se come vedi nel canale, io sono proprio accanito con gli strategici. Ora, di recente ho portato Stronghold Crusader. Non so se vi piace quella serie lì, perché usciranno presto dei nuovi episodi. 200 di danno, raga. Di roba inutile. Adesso il grapes non l'avevo bloccato prima. Ogni tanto sto blocco non è che funziona tanto, perché grapes l'avevo bloccato prima, magari si era già finito, può darsi. Io devo stare attento qui che c'era un po' di gente. Parete a morire. Sì, vabbè. Non accetterò mai dei looters nella mia fazione. Pyrex, qui ti chiami il profeta, non è più il principe. Io ti consiglio di provare, se non l'hai già fatto, Kingdom Come Deliverance. Pyrex, anche te mi pecchi. Sicuramente tu non sei iscritto al canale YouTube. Quindi ti invito anche a mettere l'iscrizione al canale YouTube, perché c'è una serie di 15 episodi su Kingdom Come Deliverance. Anche se purtroppo l'ho dovuto un po' sospendere per il poco pubblico. Nelle palle l'ho preso, raga. Gli ho maciullato le palle con un giavellotto. Kingdom Come Deliverance, ragazzi, non sapete quanto l'ho seguito anche quel gioco lì. Io, ragazzi, quel gioco l'ho beccato come Baker. Quindi io sono stato uno dei primi che ha pagato per avere quel gioco lì. Figuratevi, quindi, quanto aspettativo ho avuto. Purtroppo tante cose mi ha un po' deluso perché soprattutto il combattimento non mi piace tantissimo. Il posizionamento della spada quando dai i fendenti è un po' rognoso. Cioè, preferisco quello tradizionale, quello veramente un po' rognoso. Pecore, ci prendiamo un po' di pecore. Tanto i soldi ce li abbiamo, prendo 10.
Allora, mi dice Sergio, infiocchettato bene. Se non stai attento qui ti ammazzano. Abbiamo troppa gente attorno che ci fa del male qui. Olive. Cioè, io ci tengo alla dieta dei miei uomini, eh. Vediamo sti stronzi. Devo fare a livellare. Ci sono 33 uomini di montagna là sotto, ragazzi. Devo andarli a beccare perché ho bisogno dell'esperienza. Pyrex, il combattimento era un po' rognoso, sì, ma l'ambiente tralasciando i bug era fantastico. Sì, ma il gioco in sé per sé è strepitoso. Anche lui parliamo di un gioco che è nato da nulla. Non parliamo di una software house AAA. Parliamo di qualcosa di un indie che ha guadagnato milioni dal Patreon, comunque dai Baker. Però è rimasto legnoso. Infatti adesso l'hanno, se non sbaglio, l'hanno dato, l'hanno regalato pure. Lo puoi, su Epic Store lo davano gratis. Ovviamente senza i DLC. È morto prima del cavallo. E dai. Madonna, povero cavallo. Allora, Sergio dice, osi diventare grasso, vai nell'esercito di Nikron e dieta. Farò i poster stile Zio Sam, col punto e il dito così, proprio che ti mostro il dito così. Vieni nella Nikron Army, ti metto io in riga. Abbiamo beccato un po' di cianfrusaglie, devo dire. Vabbè, questo li venderò tutti, raga. Anche se preferisco bloccarli, ma... Sto Battered Kite Shield, che è una schifezza. Cioè, però è più forte del mio, cazzo, raga. Cioè, il mio è una merda. Cioè... Fa schifo esteticamente. A questo punto vediamo se c'è qualcuno senza scudo. Lui. Tieni. E anche il Rosalze è senza scudo. Devo procurarmi un altro scudo. Qui sono in 33. Devo beccarli questi qui. Questi sono forti, raga. Ci sarà un sacco di perdite in questo scontro, però dobbiamo amministrarlo per bene. Mi servono i tiratori, ragazzi. Abbiamo bisogno di qualcuno che colpisca dalla distanza. Al momento non ho nessuno di questi. Devo farmi un piccolo esercito di balestrieri. Maledetto, nei piedi ti avevo beccato. Niente, col giavellotto è andata male. Ragazzi, caricateli su. Il mio Vlandian Cursor non ha eguali. Dice Sergio che avanzando di livello i looters diventano più forti. No, no. Questi sono i banditi di montagna che sono più forti. Maledetto.
Ha frenato in tempo, eh. Io però sto tralasciando i miei compagni. Vabbè che hanno eliminato, mi sa, tutti quelli appiedati. Mi sono distratto e sono andato dietro a quello là. Amico, è il momento di morire, dai. Dovevo tenermeli qui, i giavellotti. Fanculo, sei morto. Ah, c'è qualcuno di loro che sta scappando. Dai, che lo becco. Facciamo un'uccisione epica! Ma porca miseria, potevo riuscirci. Maledetta telecamera! Forse non si può, raga. Ci provo, eh. No. Dai. Ci sono riuscito, dai. Ma ce ne sono tanti che sono scappati, eh. Mi sa che devo fare un moderatore qui, raga. C'è gente che si sponsorizza. Grazie, Waywillock 594, ma non mi interessa, grazie mille. Vabbè, raga, non è finita ancora. C'è gente che è scappata in mare. Non è detto sulla spiaggia. Ma dove cazzo è? Madò, giro del mondo, raga. Forse è la prima volta che esploriamo così questa mappa. I cadaveri sono un po' ovunque, guardate qui. E non è ancora finita. Oh, finita. Sì, scappavano nel mare, perché comunque nel mare possono fuggire. Che anche quella è una stronzata, però. Dai, facciamo un po' di cavalleria adesso, già ne abbiamo quattro, dai. Allora, Siga, finalmente accanto a me con Mikri, poi ci abbiamo Yolanda, Calvin e l'ultima arrivata è stata Rosazia. Ok, un bel po' di roba è arrivata. Vediamo se qualcosa posso darle ai miei compagni. Allora, a sto punto, visto che questo scudo è migliore, lo darei tranquillamente a Siga. Serviva uno per lei. Eccolo qui. Ovviamente poi ci sono Longfine. La prendi te. Gli diamo un equipaggiamento leggermente migliore. Lui ha l'Uranio Sword, che è molto sbilanciata di forza, però gliela lasciamo, dai. Va bene con le armi in questa maniera. Allora, Sergio mi dice che bisogna metterlo a posto. Ovviamente, dobbiamo sistemare un po' di cose. Quella, beh, ovviamente si è scontrato lì. Gli mandiamo soltanto i miei uomini. Ho perso 15 uomini prima, eh. Inviamo le truppe. E guarda caso, ne sono morti 4. Ma porca miseria, dai. Ehi, un altro Imperial. Un Imperial Charger. Questo è bello. Questo Imperial Charger lo do alla mia carissima Siga, se può utilizzarlo. Perfetto. Ovviamente la solita sella. Scarsissima. Ok. E li attacco io stavolta, perché sono in due, però mi secca che perdere 10 uomini.
Quindi vado di botto io. Caricate. Per due, ragazzi, devo fare muovere tutta la cavalleria. Quasi nei piedi. Ok, andiamo a Yaqulan. Vediamo queste cose inutili. Allora, reclutiamo un po' di soldati. Un po', uno soltanto. Mercato. Vabbè, questi adesso li fondiamo, eh. Birra e formaggio ce lo teniamo. Tutto sto schifo lo vendiamo. Forse l'unica... Questa di qui, vediamo se può indossarla qualche nostro compagno. Perfetto. Perfetto, tutto hanno un ottimo equipaggiamento, quindi il resto possiamo venderlo. Quindi così. 2800. Ma vi diamo pure il lino che a me non... Bene, 10 soltanto. Pecore e cinghiali, no. Torniamo 3000, ragazzi. Tondi tondi. Sergio, sta città veramente. Ieri ci ha fatto impazzire. Ci siamo ammazzati con le risate. Perché Yaqulan, oppure Yaqulan. Togli la N di Yakula. Quindi sembrate tutti certi. Eh sì, ma sono tutte re furtiva che abbiamo rubato. Con tutti i soldi che ho, potrei effettivamente comprare un equipaggiamento serio, vlandiano per tutti, però per adesso non mi va. Preferisco utilizzarle per dopo. Nell'arena non c'è un torneo, quindi possiamo anche muoverci e cerchiamo nuovamente delle reclute. Poi vorrei unirmi finalmente alla carovana dei miei compagni, che comunque ce ne sono già due. Siamo tutti furtivi qui. Non trovo reclute, ragazzi. C'è carenza di reclute. Vendiamo sti looter. Anche qui non c'è una... Un torneo. Matti due cavalli. Oh, finalmente, ragazzi, ho di nuovo tanti cavalli. Andiamo alla forgia. Abbiamo da sciogliere un po' di armi. Ma non abbiamo carbone, ragazzi. Dobbiamo procurarci nuovamente tanta legna per lavorare tutti questi materiali. Allora, Nocent, qui abbiamo olive, non mi interessa. Olive, grano. Dovevo comprare qualche workshop, ragazzi. Effettivamente servono e ti danno un po' di rendita, anche se, come vedete, non sono i soldi il problema adesso. Anzi, ne abbiamo parecchio. Ok, abbiamo trovato il grano che cercavo. Vorrei dimenticarmi un po' il pensiero, quindi magari 250 vanno benissimo. A questo prezzo poi va benissimo. Saliamo nuovamente a Pravent e andiamo a cercare poi a nord se troviamo dei rider costieri, che sono quelli più forti per fare esperienze. Sergio dice taglia gli alberi, ce ne sono tanti, magari si potesse fare. Purtroppo no, qui non possiamo fare nulla, nessuna recluta. Sono calato un po' i prezzi dei cavalli, vuol dire che ce n'è abbastanza nel mercato. Va bene, questo.
Lavoriamo tutti gli scarti. Cedellino. Altro grano non mi serve. Ox Hall è qui. Andiamoci a prendere altro legname, che qui almeno lo prendiamo a basso prezzo. E poi voglio subito unirmi a razziare qualche villaggio. Comunque andare di botto contro il nemico, perché comunque così perdiamo solo tempo. Vabbè, lo compro tutto, ragazzi, dai. 3000, va bene. Tanto vado subito a lavorarlo. E non mi pesa nell'inventario. Ok, ragazzi, prepariamoci per la prossima spada, sempre spada a due mani. Cercate subito il nome voi nel frattempo, che io comunque creo la forma. Questa lama più enorme, enorme la voglio. Bella, troppo seria sta diventando sta spada, dai. Sergio mi dice quant'è il limite delle truppe, 77. Un altro giocatore che serve a Sturgia, il suo re ha dichiarato guerra agli Aserai. Quindi immagina, nord contro sud. Fatto che ce ne sono tantissimi di belli. Che dite, ragazzi? Trovato già il nome, sembra la spada di un signore della guerra della Cina. Trovate il nome, ragazzi? Ok, arrabbiaggiante. Arabia. Giante. Anche te, Sergio, ti stai cimentando con sti nomi di spade? Ci ha deluso Arabia Giante, però non gli è piaciuto il nome, forse. Soltanto 3500. Cediamo un po' di pecore. Gabriele mi consiglia Mara Zurk. E ci riprovo di nuovo allora. Vado alla forgia e ne faccio un'altra diversa. Vediamo se questo nome prende di più. A due mani. Provo a farlo un po' diversa. Sempre di livello 2 questa lama. Che comunque penso che siano molto legati anche agli articoli. Come va combinata. Addirittura questo vuole lo scarto di proposito. Per realizzarla. Quindi sono costretto a lavorare uno di questi per ottenere lo scarto. Ok. Vai. Questa è Marazurk. Benvenuto Giuseppe. Ciao, grande a te. Marazurk. Andiamo a vedere quando varrà al mercato. Vabbè, siamo lì, dai, siamo lì. Qua forse non conviene venderla. Allora, me la porto dietro, ragazzi. 2331. Vediamo se qualche altra parte. Forse qui, perché comunque il metallo è a basso costo, quindi le armi loro possono permettersele. Magari la vado a vendere in un'altra parte. Allora, io salgo magari a Rovald.
Ok, qui abbiamo le nostre truppe.